Metodo terapeutico globale, MTG. Vediamo di capire insieme le modalità che costituiscono questo approccio terapeutico, come viene organizzato, a chi si rivolge e soprattutto quali sono gli obiettivi che si pone. È un approccio terapeutico maturato nel corso del tempo, sulla base di esperienza clinica, osservazione dei pazienti e sulla scorta, ahimè, di un personale percorso di malattia. Si rivolge a tutti coloro che soffrono di patologie osteoarticolari, sia esse occasionali che degenerative, ma anche a coloro che soffrono di sintomatologie, sia viscerali che articolari, secondarie ad altre malattie, come per esempio nel diabete, nella sindrome metabolica, nell'ipertensione, nelle malattie autoimmunitarie e in tutte quelle sindrome e patologie che riguardano il nostro sistema enterico, ovvero il nostro intestino. Il metodo terapeutico globale si struttura essenzialmente in due parti. Una prima fase è l'approccio terapeutico e sostanzialmente osteopatico. Questo per consentire al paziente di ridurre la sintomatologia in breve tempo e predisporlo positivamente ad affrontare la seconda parte del metodo terapeutico, ovvero quella nutrizionale. Una parte dunque che ci consentirà di stabilizzare i risultati ottenuti, migliorare i valori ematochimici eventualmente fuori range, ridurre il proprio peso, eliminare o quantomeno diminuire i dosaggi dei farmaci. Ma vediamo un po' come viene strutturato il metodo terapeutico un po' più nel dettaglio. In sede di primo incontro, la metà del tempo, 30 minuti circa, vengono dedicati alla raccolta dati, analisi della cartella clinica e valutazione funzionale complessiva sia osteoarticolare che viscerale del paziente. Dopodiché si inizia con una prima fase di trattamento in ambito strutturale o viscerale, o entrambe le cose come il più delle volte accade. Questo per ridurre la sintomatologia oggetto di prima indagine, cioè quella che ha portato il paziente, diciamo, a rivolgersi dall'osteopata, dandogli dunque fin da subito un rapido beneficio. Il trattamento strutturale è finalizzato a ridurre le tensioni muscolo-scheletriche che si riscontrassero poi durante appunto i test di valutazione, mentre il trattamento viscerale è orientato a stimolare fin da subito una migliore efficienza del nervo vago. Elemento questo determinante per l'attivazione della salute globale del paziente. In questo video, ovviamente per ragioni, diciamo, di sintesi, non entrerò nei dettagli tecnici perché ho fatto già alcuni video specifici che trattano di cosa sia l'osteopatia, cosa sia il trattamento viscerale e sulla base poi di quale razionale scientifico fondi le sue radici. Nella descrizione del video troverete poi tutti i link del caso. Il secondo trattamento, generalmente 7 o 10 giorni dopo appunto il primo, è sostanzialmente la prosecuzione dell'approccio terapeutico già iniziato precedentemente, nel quale si effettua un ulteriore lavoro in sede di primo sintomo, cioè quello appunto che ha condotto il paziente dall'osteopata, e la liberazione poi di eventuali restrizioni residuali in ambito muscolo-scheletrico. Questo è un secondo trattamento che è finalizzato a rafforzare la benefica percezione, diciamo, di migliorata mobilità generale e ottenere un primo importante traguardo anche a livello psicoemotivo. Anche in questa occasione viene riproposta un'ulteriore stimolazione vagale in relazione ovviamente a quello che si è riscontrato poi in sede palpatoria. Al termine della seduta viene consegnata una scheda per l'anamnesi alimentare. Dunque iniziamo a incamminarci verso la seconda parte del metodo terapeutico, cioè quella appunto di una prima raccolta dati che servirà alla nostra nutrizionista per poter avere, diciamo, fin da subito una prima tornata di importanti informazioni. Oltre al modello cartaceo sarà possibile entrare anche nel nostro sito per poter accedere alla compilazione anche tramite internet. Sulla base della mia esperienza, generalmente 2-3 trattamenti osteopatici risultano nella stragrande maggioranza dei casi sufficienti per condurre il paziente, diciamo, in una condizione di assenza di dolore osteoarticolare, un maggior benessere psicofisico generale ed un iniziale miglioramento della regolarità intestinale. A questo punto si è pronti per iniziare con il percorso dunque nutrizionale, una fase che abbiamo voluto definire come progetto salute, ovvero un periodo essenziale per il raggiungimento della salute su base stabile e definitiva, che concretamente significa assenza dei dolori osteoarticolari, dei disturbi viscerali riferiti appunto in sede di anamnesi, miglioramento degli esami ematochimici, riduzione o abolizione dell'assunzione farmacologica, eventuale riduzione del peso corporeo.
Una volta effettuato il primo incontro con la nutrizionista e aver ricevuto il personale piano nutrizionale, non verrete abbandonati a voi stessi, perché da lì in avanti sarà possibile incontrare la professionista gratuitamente dopo 3 e dopo 6 mesi dall'inizio del percorso nutrizionale, direttamente in studio o più comodamente tramite strumenti di rete internet. Questo per consentirvi di poter essere seguiti passo dopo passo nel vostro percorso di salute. Potrete così formulare tutte le vostre domande, i dubbi, gli eventuali ostacoli incontrati fino a quel momento. A questo punto la fatidica domanda è: quando si inizia ad avere il primo risultato? Praticamente fin dal primo giorno in cui si inizia a mettere in opera il piano nutrizionale che vi riduce l'infiammazione. È come dire un lento e inarrestabile percorso virtuoso che giorno dopo giorno va a sommare i propri risultati. Comunque, se volessimo dare proprio un termine di tempo utile per percepire i primi segni positivi, possiamo parlare di 3-4 settimane. Mentre per vedere dei risultati più evidenti e più stabili dovremo attendere almeno un paio di mesi. Il primo check lo faremo infatti a distanza di 3 mesi dall'inizio del percorso salute, possibilmente avendo sotto mano anche gli esami del sangue e poterli confrontare con i vostri precedenti valori. Dunque non soltanto annullamento dei dolori e dei vari segni clinici iniziali, ma anche un confronto numerico tangibile con i vostri esami del passato. Insomma, in questo progetto nulla viene lasciato al caso, o almeno cerchiamo di lasciare meno possibile alla casualità. Tutto è dimostrabile ed è parametrabile giorno dopo giorno, perché crediamo che la buona riuscita di un programma di salute come questo possa avvenire solo se si ha modo di constatare tangibilmente i progressi ottenuti e risolvendo ovviamente fin da subito le eventuali difficoltà applicative. Un metodo terapeutico che fino ad oggi ha consentito a molti dei nostri pazienti di entrare finalmente in un virtuoso percorso di salute. Chiunque fosse poi interessato ad ulteriori notizie può scrivere nella mail che troverete qui sotto nelle descrizioni del video. Buona salute a tutti!